Oggi ci occupiamo del 18° arcano maggiore, ossia dell'arcano della Luna. Quella che vedete è la rappresentazione della Luna nei tarocchi junghiani di Wang. Come potete notare, questo arcano direi che ha ben poco di rassicurante, anche solo da un punto di vista cromatico. Infatti, soltanto in lontananza si scorge un cielo azzurro più rasserenante, che rimanda ad una spiritualità più pacifica e quasi sognante. Per il resto, invece, abbiamo la predominanza del colore arancione, che sarà tra l'altro molto presente anche nei tarocchi di Marsiglia, come appunto vedremo tra poco. Per quanto riguarda appunto la rappresentazione della carta della Luna, e un'ampia zona di terreno di color nero, un nero scuro, un nero torbido. Il rimando agli aspetti più umani e carnali, alla sessualità e alle zone d'ombra della nostra personalità, è dunque ben rappresentato in questo arcano, come abbiamo visto in particolar modo da un punto di vista cromatico. Ed è proprio su quel terreno così torbido e oscuro, come la profondità più sconosciuta della nostra interiorità, che si contrappongono i due cani al centro della carta. Due soggetti animali quasi sempre presenti in ogni rappresentazione della Luna, un po' in tutti i mazzi conosciuti. Questi due animali che si fronteggiano l'uno di fronte all'altro sono generalmente interpretati come le due istanze, come due poli opposti presenti in ciascuno di noi, ossia l'aspetto più spirituale e generoso, e quello invece più carnale ed egoista. Istanze che spesso appunto collidono, lasciandoci preda di non detti ed emotività taciuta. La Luna infatti rappresenta spesso in una stesa i segreti, le verità taciute e torbide. Tutto ciò che non viene ancora alla luce. Il duplice significato, l'un l'altro appunto opposto, da attribuire a questi due soggetti animali, a questi due cani, ci viene confermato dai due animali che giacciono in fondo alla carta e che si fronteggiano proprio come i due cani, ossia lo scarabeo ed il serpente. Lo scarabeo e il serpente hanno infatti due significati direi dissimili, opposti l'uno rispetto all'altro, proprio come appunto opposti sono i significati che vengono attribuiti appunto ai due cani. Ma vediamo un po' perché. Perché lo scarabeo è simbolo di risveglio, ma un risveglio spirituale, una rinascita interiore che può condurre ad una vera e propria resurrezione dell'anima, ad un cambiamento, ad un miglioramento. Questa trasformazione però può sempre essere, diciamo, osteggiata, ritardata, rallentata da quelli che sono gli aspetti più materiali della vita umana, dai bisogni più terreni, rappresentati proprio dal serpente. Il serpente dunque, ed infatti, è simbolo di forza vitale, di vigore sessuale, di energia ctonia, che emergono dal mondo sotterraneo, intimo e vibrante, dalle profondità della nostra interiorità, per manifestarsi in modo dirompente e spesso direi poco celestiale. Non dimentichiamo che il serpente nella simbologia cristiana è sinonimo proprio di tentazione. Dobbiamo però anche ricordare che
che il significato simbolico del serpente è spesso legato e collegato direttamente al significato stesso della Luna. Poiché il nostro satellite naturale, che gestisce ritmi, cicli e maree, che attraversa talvolta zone e fasi d'ombra per poi ritornare a splendere nella luce notturna, ci rimanda alle continue mute dei serpenti, al loro cambiare pelle, cambiare volto, al loro vivere nascosti nell'oscurità della terra, per poi riaffiorarvi per proprie cicliche necessità. Tornando però alla nostra carta nei tarocchi junghiani, notate una lunga scala che dal mandala, sul fondo dell'arcano, divide i due cani e conduce una figura umana piuttosto oscura in una zona collinare più alta, tra due torri. La duplicità dei significati espressi da questo arcano, di cui vi ho appena parlato, e appunto rappresentata dai due cani, dallo scarabeo e dal serpente, viene dunque ribadita da altri elementi, oltre appunto quelli appena citati, ossia dalle due torri, dalle due grandi mani che si incrociano e dalle due fasi della luna disegnate in cielo, ossia fase di luna piena e fase di luna crescente. Ma qual è il significato di questa scala? Ebbene, la scala che dall'occhio all'interno del mandala porta la figura umana oscura all'apice delle due torri pare voler sottolineare come uno sguardo che sappia scendere nelle profondità dell'abisso dell'ombra inconscia umana, ossia rappresentata dal terreno oscuro, nero, di color pece, possa permettere alle emozioni ancora sconosciute dentro ciascuno di noi di fuoriuscire, di essere conosciute dall'io cosciente, per poter essere quindi integrate all'interno del sé e quindi poter convivere pacificamente all'interno della nostra coscienza. Per comprendere la differenza tra io, sé ed ombra, vi lascio questo mio schema, usato appunto da me all'università, che mi è servito proprio per riassumere questa parte fondamentale della psicologia analitica o psicologia del profondo junghiana. Io aggiungerei parte fondamentale, ma assolutamente meravigliosa ed illuminante. Se ben notate, infatti, il sé e l'io non sono la stessa cosa. Bensì il sé è la personalità al completo, è la nostra totalità psichica, è l'interezza dell'unicità e dell'individualità di un singolo soggetto. L'io ne è semplicemente una parte, l'io è una parte del sé, è l'autocoscienza, è il campo del conscio di tutto ciò che l'individuo sa di sé, di cui è consapevole e conscio. Ma l'io è solo una parte della nostra personalità, della nostra unicità, della nostra interezza psichica. Il sé infatti è composto anche da altre parti, quali l'inconscio collettivo, l'animus e anima, e soprattutto l'ombra. L'ombra è tutto ciò di cui l'individuo non è pienamente cosciente, è tutto ciò che l'uomo non conosce di sé. È tutto ciò che l'uomo non vuole vedere di sé, ma che può conoscere solo attraverso quel percorso rappresentato dalla scala, percorso di discesa nelle profondità della propria interiorità, percorso portato avanti ed ottenuto grazie appunto ad uno sguardo attento e coraggioso, ricordate l'occhio all'interno del mandala, percorso che permette poi di risalire verso la luce, portando al cospetto della propria coscienza
La propria scoperta, la scoperta di sé, di una parte fondamentale del proprio sé, che ne viene quindi integrata. Se notate inoltre il volto della donna in primo piano in questo arcano, pare diviso anch'esso in due parti. La parte sinistra pare infatti sciogliersi. L'occhio sinistro è socchiuso. E dalle labbra pare sgorgare del liquido bianco e luminoso. L'oscurità della luna, questa emotività traboccante e nascosta, pare dunque potersi liberare, pare poter trovare una via d'uscita, pare potersi finalmente manifestare. I segreti e i desideri più misteriosi possono venire alla luce, solo però grazie a ed innanzi a quell'uomo dalle fattezze oscure che è stato in grado di sondare gli antri più profondi e impenetrabili del suo inconscio, percorrendo se stesso dall'ombra alla coscienza e giungendo quindi ad una piena saggezza e ad un pieno equilibrio personale, di cui davvero andare fieri, e compiendo quel viaggio di integrazione del sé che permette, similmente alla luna, di passare da giovane luna crescente ad una sfolgorante luna piena. La luna, dunque, è l'arcano che rappresenta il nostro inconscio, i chiaroscuri, una oscurità che però è parziale, non è totale sicuramente, come l'oscurità del diavolo. Rappresenta tutto ciò che viene celato, tutto ciò che è nascosto, tutto ciò che non è del tutto visibile. La luna rappresenta il mistero, rappresenta le fantasie, l'immaginazione, i nostri sogni, i nostri desideri. Rappresenta l'istinto, l'intuito, rappresenta la nostra mutevolezza interiore. Rappresenta tutto ciò che ha fatto parte del nostro passato e che ha lasciato tracce in noi. Rappresenta la seduzione, rappresenta il magnetismo, rappresenta l'attrazione, ma rappresenta anche la necessità di un contatto diretto e sincero con la propria interiorità. Pena possono essere dubbi, possono essere illusioni, possono essere comportamenti non chiari, eccessiva mutevolezza. L'individuo, nel momento in cui esce questo arcano in una stesa, necessita di rimanere con i piedi per terra. Necessita di allontanare da sé ansie, timori, preoccupazioni, speranze inutili, illusioni, appunto, malinconia eccessiva su un passato che non tornerà più. Inganni e menzogne. L'individuo necessita di eliminare tutto questo dalla sua esistenza perché è un qualcosa di malsano, è un qualcosa che crea malessere sia in se stesso che anche in tutto l'ambiente che lo circonda. E come si può fare per eliminare questi comportamenti malsani, questi stati d'animo malsani? Attraverso una conoscenza. La conoscenza di sé, la conoscenza del proprio inconscio, dei propri reali bisogni, dei propri reali desideri, dei propri reali sogni. La luna può rappresentare, nel caso in cui questa conoscenza non avvenga, anche dei disturbi a livello psichico, irrequietezza, inquietudine, insonnia. Incapacità di accettare la realtà. Rappresenta anche in accezione negativa la follia, confusione,
insicurezze e tanta falsità. Ma la luna può riguardare anche individui che hanno doti medianiche, sensitive, sensibili, empatiche, che riescono a scrutare nel profondo, proprio come quell'occhio all'interno del mandala, nel profondo di se stessi e nel profondo delle persone che hanno di fronte a sé. La luna rappresenta anche tutto ciò che avviene in un'ambientazione notturna, lavori notturni, creatività notturna, attività anche sessuale notturna. Rappresenta tutto ciò che viene fatto nascondendosi dallo sguardo altrui, quindi ad esempio anche autoerotismo. Per quanto riguarda le tempistiche, la luna generalmente ha tempi lenti, che possono oscillare dai 2-3 mesi fino addirittura ad un anno solare. Queste sono le definizioni che Jung dà per quanto riguarda appunto l'arcano della luna. Sappiamo che Jung si rifà ai tarocchi di Marsiglia. Infatti è proprio nei tarocchi di Marsiglia che, come vedremo fra poco, noi abbiamo un cane ed un lupo, abbiamo un gambero che esce dall'acqua e un'ambientazione anche in questo caso comunque notturna. Jung infatti descrive così questa carta: in mezzo a un campo ci sono un cane e un lupo. Difatti vedremo che nei tarocchi di Marsiglia ci sono appunto due animali che si fronteggiano, diversamente rispetto appunto ai tarocchi junghiani di Wang, sono appunto due animali disegnati e anche cromaticamente molto diversi l'uno dall'altro, mentre appunto abbiamo visto che nei tarocchi junghiani di Wang sono apparentemente due cani, oltretutto anche praticamente identici, anche se comunque dal significato, come abbiamo visto, opposto ed antitetico. Un gambero esce dall'acqua, gambero, dice appunto Jung, al quale piace salire a riva. Il gambero nei tarocchi di Marsiglia ha lo stesso valore, significato simbolico della scala dei tarocchi junghiani di Wang e di quella figura appunto oscura che si staglia tra le due torri. Il gambero, proprio esattamente come quella figura umana di color nero, risale dalle profondità, dall'interiorità, dall'inconscio, per poter portare alla luce quelli che sono appunto i desideri, i sogni, l'immaginazione, tutto ciò che l'individuo ha dentro di sé, le sue ombre, la sua ombra, per appunto permettere a questi elementi dell'inconscio di essere integrati all'interno della propria coscienza e quindi in maniera pacifica all'interno del proprio sé, per portare l'individuo ad uno stato di equilibrio e quindi ad uno stato di benessere. Di conseguenza, nei tarocchi di Marsiglia, il ruolo svolto dalla scala, che parte appunto dall'occhio all'interno del mandala ed arriva sino in cima alle due torri, questo ruolo viene svolto appunto dal gambero che all'interno di questa distesa di acqua esce fino a riaffiorare, proprio come appunto l'inconscio che deve riaffiorare proprio appunto per permettere una situazione di maggior benessere e soprattutto di maggior chiarezza. È notte,
Ovviamente, come è facilmente deducibile in quasi tutti gli arcani e in quasi tutti i mazzi ad oggi conosciuti, appunto, la luna è rappresentata con una ambientazione tipicamente notturna. Lo abbiamo detto anche prima, che appunto la luna rappresenta proprio tutto ciò che accade di notte, tutto ciò che di notte prende maggiormente forma. La porta dell'inconscio è aperta, dice Jung, e deve essere aperta proprio perché, come appunto ho detto fino a poco fa, deve permettere all'individuo di conoscere meglio se stesso per poter evitare appunto paure, timori, angosce, per poter evitare la follia. La luce è indiretta. Difatti, noi sappiamo che la luna non brilla di luce propria, ma riflette la luce del sole. E di conseguenza, anche appunto questo arcano rappresenta appunto quella semi-oscurità, o comunque tutto ciò che non è facilmente visibile, non è del tutto visibile. Rappresenta quel chiaroscuro che chiaramente rendono le situazioni appunto poco chiare, le situazioni poco limpide. Quando infatti esce questo arcano in una stesa, significa sempre che ci sono delle faccende poco chiare. C'è comunque un qualcosa che dovrebbe essere conosciuto maggiormente per poter appunto evitare illusioni e disillusioni, castelli in aria, inganni, paura e confusione. Questa è la rappresentazione della luna nei tarocchi di Marsiglia. La luna è uno dei più antichi simboli che l'umanità abbia scelto per rappresentare l'archetipo del femminile e del materno, della gestazione, della ricettività e della vita inconscia e onirica notturna. La luna ci rimanda all'immaginario, al mistero, a tutto ciò che non si può scorgere per intero, poiché una parte di essa c'è e ci sarà sempre invisibile. Difatti, nei tarocchi di Marsiglia, la luna è rappresentata da un volto di color azzurro che ne richiama cromaticamente la saggezza, la spiritualità e l'intuizione, con raggi di color rosso e arancione che ne richiamano, in analisi cromatica, la capacità vitale, creatrice e feconda, i ritmi biologici, l'acqua, le maree e i cicli femminili. Sotto la luna sono presenti uno di fronte all'altro due animali, due cani, due lupi, oppure, come appunto diceva Jung, un cane ed un lupo. Alle cui spalle troviamo due torri. Questi due animali ululano alla luna. Si rivolgono ad essa, ma sembra che stiano anche cercando di cibarsi dei raggi che provengono dalla luna stessa, come ad esempio due fratelli che traggono il loro nutrimento dalla propria madre. I due animali, però, sono cromaticamente diversi. Uno è azzurro e l'altro è color rosa. Il primo, quello azzurro, rappresenta un essere più spirituale e ricettivo. La sua lingua è verde, infatti, e la torre alle sue spalle, se notate, è dotata di una porta, oltre che di una merlatura con feritoie ben visibili. Il secondo, invece, animale, quello color rosa carne, rappresenta invece appunto un essere più carnale, per natura più materialista ed egoista. Infatti la sua lingua è rossa,
se notate, la torre alle sue spalle non ha porte e la merlatura appare assolutamente blindata. Questi due animali rappresentano entrambi dunque gli aspetti della luna, quello più spirituale e ricettivo, legato alla sua dimensione onirica, immaginifica e meditativa, e quello invece più carnale e attivo, legato alla sua dimensione sessuale, corporea e gestazionale. Ma un po' tutta la carta della luna nei tarocchi di Marsiglia è permeata da questa duplicità di significato, se ne analizziamo l'aspetto cromatico, quindi non solo per quanto riguarda i due animali. Infatti, le due torri sono anch'esse una azzurra e una arancione. Il terreno è in alcuni punti di color verde scuro e in altri di arancione rosso. Il granchio nell'acqua ha chele rosse e parti del corpo del crostaceo che sono arancioni, con occhi azzurri e piccole sferette azzurre tra le sue stesse chele. In tutta la carta viene dunque ribadito sia l'aspetto più emozionale che più animale e selvatico della luna. Se notiamo inoltre la distesa di acqua nella parte inferiore della carta, è composta da linee mosse che paiono delle piccole onde, delimitate però da tre linee di confine parallele e geometricamente tracciate, ad indicare come l'inconscio, con i suoi aspetti più irrazionali, sia però da delimitare e da, diciamo, tenere a bada, grazie alla propria razionalità. Il granchio pare immerso in una sorta di cavità uterina, granchio che Jodorowsky vede come un possibile simbolo dell'io, che si immerge nelle profondità dell'intuizione, per entrare in contatto con la parte più preziosa di ciascuno di noi. Questa carta dunque può rappresentare in accezione positiva una comunicazione profonda e basata sull'intuito, una comunicazione intima che va nel profondo, che sfrutta le capacità dell'inconscio e dell'intuizione, ma può rappresentare anche il materno, il rapporto del consultante con la propria madre, oppure la sua idea di femminilità. Può essere un consiglio per il consultante di sviluppare maggiormente doti quali la sensibilità, l'intuizione, la ricettività, la sensitività, ad esempio dedicandosi alla scrittura, alla poesia o alla lettura dei tarocchi. In accezione negativa, però, può rappresentare la solitudine, silenzi dolorosi, un senso di distacco dalla realtà concreta, la privazione di forza spirituale, una eccessiva sensibilità, caos emozionale, addirittura follia e delirio. La luna può rimandare alla paura del buio, agli incubi, all'inquietudine, al terrore per l'ignoto, a paure abbandoniche, ad angosce, ad eccessiva umoralità, ad esempio l'essere lunatici. Ma il vero punto di forza della luna è la grande ricettività che porta gli esseri umani verso porti sconosciuti, verso mete lontane e sognate, verso conoscenze profonde e misteri indicibili e segreti. La luna, come dice Jodorowsky, è tutta sfumature, è senza fondo, è il regno dell'ombra, è un pozzo eterno di conoscenza, che proprio per questo contiene incommensurabili ricchezze e grandi verità. Queste sono le parole chiave che Jodorowsky identifica per quanto appunto riguarda il 18° arcano maggiore. Abbiamo notte e sogno. Abbiamo detto che la luna è inerente al notturno, sia in quanto ha significato allegorico della carta, ma anche in quanto a eventi previsti con questo arcano, che hanno sempre a che fare con il mondo notturno, con tutto ciò che di notte accade e prende forma, ad esempio
una professione, oppure i sogni, i desideri o addirittura la sessualità. Poi abbiamo intuizione e ricettività. La luna infatti è assolutamente inerente al potere dell'inconscio, al predominio dell'intuito, a tutto quel bagaglio interiore che ci portiamo dentro e che ci portiamo dietro e che ci permette di interpretare la realtà usando la nostra sensibilità o addirittura sensitività, quel famoso sesto senso. Femminilità, madre cosmica e gestazione. La luna, lo abbiamo detto, è per eccellenza l'archetipo del femminile e quindi di tutto quello che è inerente al femminile. Riflettere, ad esempio, attraverso quel fondamentale percorso di introspezione che ci permette di vedere bene dentro noi stessi, scavando nella nostra ombra. Mistero, lo abbiamo detto, la carta della luna rappresenta sempre dei segreti, delle verità nascoste. La fascinazione di quei chiaroscuri. Attrazione, magnetismo. Abbiamo detto anche in questo caso che la luna rappresenta la sessualità, la propensione carnale verso l'altro. Immaginazione e poesia. La luna ha a che fare con il nostro mondo interiore, quindi anche con le nostre fantasie, con i nostri desideri, con ciò che ci fa sognare ad occhi aperti, ad esempio, che nutre la nostra immaginazione, le nostre aspirazioni, le nostre propensioni, che possono trovare nell'arte, ad esempio nella poesia, un grande palcoscenico. Follia ed incertezza. Abbiamo detto appunto che la luna, in accezione negativa, può rappresentare quel distacco dalla realtà concreta, quel vivere di troppa immaginazione, quei desideri irrealizzabili e ovviamente relativa confusione mentale e frustrazione che ne deriva. Condizioni quindi che possono portare ad esempio alla follia e al delirio. Ed infine fasi. Beh, direi che nessun arcano più della luna può rappresentare la ciclicità di momenti di luce ed ombra, di ripetuti chiaroscuri, di fasi che si alternano nella vita psichica e concreta di ciascuno di noi. Queste invece sono alcune interpretazioni tradizionali di questa carta. Abbiamo visto appunto intuizione, notte, sogno e di conseguenza appunto visioni oniriche. Superstizione. Abbiamo detto che la luna rappresenta quel mondo interiore che ci guida, grazie appunto a quella sensibilità, ma anche sensitività di cui godono alcuni soggetti e che quindi agiscono sotto l'impulso, diciamo, di forme di superstizione che li può portare però comunque a conoscere la realtà attraverso altri mezzi, con altre modalità. Poesia, lo abbiamo appena visto, la luna rappresenta appunto l'inconscio che può prendere forma attraverso l'arte. Predizioni, abbiamo detto che la luna è legata ad individui che possono, per esempio, svolgere la professione di cartomanti, di medium, di sensitivi, perché appunto utilizzano un'altra modalità di approccio alla realtà, una modalità interiore che prende vita
e che trova i suoi strumenti nel proprio inconscio. Immaginazione, appunto inconscio profondo. Sensualità, abbiamo detto che la luna è legata alla femminilità, di conseguenza anche alla sensualità, alla carnalità, alla gestazione, alla sessualità. Verità occulta da svelare, chiaramente nelle accezioni più negative questa carta rappresenta appunto dei segreti, qualcosa di non chiaro che deve venire alla luce. Follia, lo abbiamo appena detto, solitudine. La luna rappresenta anche, abbiamo detto, individui che vivono di troppa immaginazione, individui che non riescono a trovare un posto concreto nella realtà e che quindi se ne distaccano, rischiando appunto anche forme di delirio. Terrore notturno, nell'accezione negativa, lo abbiamo detto, la luna può rappresentare proprio delle angosce che possono impedire al soggetto anche per esempio di dormire beatamente, quindi può rappresentare ad esempio l'insonnia. Gestazione, lo abbiamo appena detto, richiesta senza limiti di chi vive non ancorato alla realtà, lo abbiamo detto, di chi si fa castelli in aria, di chi vive di progetti irrealizzabili. Vampiro di energia, chiaramente in accezione negativa può rappresentare appunto qualcuno che si sente privo di energie, che si sente stanco, ma una stanchezza interiore, e che quindi cerca negli altri un modo per sentirsi meglio, che quindi sfrutta, tra virgolette, gli altri per poterne beneficiare da un punto di vista strettamente interiore, per potersi sentire meglio a discapito degli altri, come un parassita, come un vampiro. Bambino in cerca dell'amore materno, abbiamo detto che la luna rappresenta il rapporto che un soggetto può avere con il materno, con le figure femminili che hanno fatto parte del proprio nucleo familiare o che ne fanno parte. Amore che unisce. Abbiamo detto che infatti la luna può rappresentare una attrazione, un magnetismo tra due anime, tra due individui che si sentono molto affini, che non hanno bisogno quasi di parlare per potersi comprendere. Depressione, lo abbiamo detto, nell'accezione negativa, la luna può rappresentare appunto la follia, il distacco dalla realtà e il delirio. Segreto, lo abbiamo detto, no? Che la luna in una stesa rappresenta sempre qualcosa di non chiaro, qualcosa che deve venire alla luce. Traversata del mare, anche questo è un concetto di cui appunto abbiamo parlato, proprio perché la luna permette appunto ad un individuo attento e che ha il coraggio di entrare nella profondità della propria ombra, di arrivare verso nuovi lidi, in nuovi porti, ossia affrontare una trasformazione importante della propria realtà, poiché ha permesso a parti fino ad ora sconosciute del proprio sé di integrarsi nella propria personalità. Oceano. Ecco, una caratteristica di questo arcano è proprio quello di rappresentare a livello di ambientazione non soltanto delle ambientazioni notturne, ma anche luoghi con una forte presenza di acqua. Quindi, ad esempio, paesi che si affacciano sul mare, zone lagunari. Ricettività, vita oscura della materia. Lo abbiamo detto che nell'accezione negativa la luna rappresenta quella profondità e quell'inconscio che spesso fa paura, quello che noi non vogliamo vedere di noi. Ideale che si vuole raggiungere. La luna rappresenta, lo abbiamo detto, dei sogni, dei desideri e delle aspirazioni. Femminilità, archetipo materno cosmico.
Questa è la solita carrellata con i mazzi da me più usati, comunque vari mazzi tradizionali, per quanto riguarda appunto l'arcano in questione. Quindi appunto l'arcano della luna. Per quanto riguarda altri tre mazzi che io utilizzo molto spesso nei miei video, ossia gli Udu Tarot, gli Afro Brazilian Tarot e gli African American Tarot, vi rimando ai due link in descrizione di due miei video in cui mi sono occupata dei 78 arcani uno ad uno e quindi anche dell'arcano della luna appunto in ciascuno di questi tre mazzi. Tornando però appunto a questo mazzo che vedete di fronte a voi in questo momento, ossia i tarocchi delle opposizioni, possiamo notare immediatamente che l'arcano della luna, nella sua accezione diciamo più positiva, è rappresentato in una atmosfera direi piuttosto serena. È un notturno piuttosto sereno, con questa meravigliosa luna che splende in cielo, con un volto direi piuttosto rassicurante e benaugurale. Notate che la torre in fondo alla carta, che si vede appunto in lontananza, è una torre solida, ben fatta, di ottima struttura. Notate che la vegetazione è comunque tutto sommato rigogliosa e questo cane in primo piano, che appunto guarda verso la luna, ma non ne pare assolutamente turbato. Dunque, in questa accezione positiva, notiamo che la luna viene identificata nei suoi aspetti migliori. Quindi introspezione, sogni, desideri, apertura nei confronti del proprio inconscio, che non viene vissuto come un qualcosa di sconosciuto e quindi di angosciante. Notate infatti che anche in questa carta, proprio come nei tarocchi di Marsiglia, abbiamo un crostaceo che fuoriesce dall'acqua, rappresentando appunto quella avvenuta introspezione che ha permesso all'individuo di integrare quelle parti più sconosciute, fino ad ora sconosciute, all'interno del proprio sé. Nell'accezione invece negativa, nei tarocchi dell'opposizione, per quanto riguarda appunto questo arcano, notiamo che in realtà invece il volto della luna è decisamente molto meno benefico, anzi appare con un atteggiamento, uno sguardo decisamente più severo. Notate anche a livello cromatico la differenza tra il cielo azzurro della carta nell'accezione positiva e invece questo blu tendente al nero di questa accezione negativa, rappresentando invece una piena oscurità, qualcosa che è celato e che probabilmente deve essere celato e che probabilmente rimarrà celato. Notate anche l'ambientazione, un'ambientazione dove appunto la natura non appare rigogliosa, bensì appare un terreno, un territorio decisamente molto più arido. E la torre in fondo è completamente diroccata, stando appunto ad indicare quanto dei segreti oscuri, delle verità malcelate e torbide possano comunque in qualche modo rovinare e rendere malsano non soltanto l'ambiente psichico del soggetto, ma anche l'ambiente concreto, il suo ambito amicale, i suoi rapporti d'amore, il proprio ambito familiare. Notate inoltre che anche in questo caso
il cane che è in primo piano non ha nulla a che vedere con il cane della accezione positiva. Cromaticamente, ovviamente, è rappresentato da un cane dal manto nero oscuro e con un atteggiamento decisamente molto più rabbioso, rappresentando quelle forme di follia, di delirio, di frustrazione, di angoscia, di terrore, che comunque appunto la carta della luna ci rimanda nell'accezione negativa. Notiamo infine che in questo caso il gambero, il crostaceo, non sta uscendo dalle acque, ma bensì vi è rientrato, anzi vi è ancora quasi per totalità immerso. Di conseguenza il soggetto, in questo caso della stesa in cui appunto è stata estratta questa carta, non ha assolutamente una via libera, un accesso diretto al proprio inconscio, bensì è un individuo che ha porte ben chiuse alla propria interiorità, è un individuo che non ha fatto quel percorso di introspezione che gli possa permettere di vivere la propria interiorità, i propri non detti in maniera sana e ben integrata. Questa è la rappresentazione invece appunto nei tarocchi della luce per quanto riguarda appunto l'arcano della luna. Come potete notare, anche in questo caso l'ambientazione ovviamente è notturna, con questa meravigliosa luna piena che risplende appunto in un cielo notturno decisamente stellato. E notate appunto anche qui, come vuole la tradizione, questi due cani contrapposti che si fronteggiano l'uno di fronte all'altro, non soltanto appunto in quanto a posizione, ma anche, come vedete, in quanto a rappresentazione cromatica, uno bianco e l'altro nero. Questa è una opposizione che abbiamo già notato nei tarocchi di Marsiglia, ma anche nei tarocchi junghiani di Huang, dove appunto questi due soggetti animali venivano appunto contrapposti in quanto a significato, ossia l'uno rappresenta l'aspetto, diciamo, più positivo di questa carta, quindi tutto ciò che riguarda la spiritualità, il mondo interiore, i sogni, la bellezza e la ricchezza del nostro mondo interiore, mentre la parte completamente opposta, rappresentata appunto in questo caso da questo cane dal manto nero oscuro, rappresenta appunto l'aspetto più materiale, legato alla carnalità, legato alla passionalità, anche all'egoismo, a quell'energia vitale che emerge dal mondo sotterraneo, dalle profondità della nostra interiorità, in modo spesso dirompente e direi ben poco celestiale. Tutto quel mondo intimo, vibrante, ma comunque anche torbido, che spesso appunto è presente nell'anima di ciascuno di noi. Infine, notiamo che il ruolo che appunto nei tarocchi di Marsiglia era ricoperto dal granchio e che nei tarocchi junghiani di Robert Huang era appunto ricoperto dal serpente e dallo scarabeo, in questo caso abbiamo una bellissima sirena, questa giovane splendida donna, figlia appunto delle acque, che giace immersa nella profondità di questo mare, di questo oceano, che sfrutta la luce proveniente dalla luna, che come notate sta illuminando non soltanto l'ambiente terrestre ma anche l'ambiente acquatico. Luna che quasi pare illuminare il volto di questa sirena. Questa sirena infatti, come anche i due cani, è rivolta alla luna, sottolineando l'importanza del fare chiarezza, dell'illuminare l'oscurità, del portare alla luce tutto ciò che c'è di profondo, di nascosto,
e di segreto. Questa invece è la rappresentazione della Luna nei viceversa Tarot. Come potete notare, in questa prima posizione frontale, diciamo, dell'arcano, vediamo appunto questa meravigliosa Luna in un cielo, direi, piuttosto sereno, in un'ambientazione che dà un senso di calma, di pace, dove abbiamo queste due torri, comunque ben costruite, ben fatte, che appaiono solide tutto sommato. Abbiamo la presenza di questi due cani che guardano, però anche in questo caso in maniera assolutamente non rabbiosa, ma direi piuttosto pacifica, alla Luna. Notate anche in questo caso la contrapposizione cromatica dei due cani, l'uno bianco e l'altro appunto rosso, che guardano appunto al volto della Luna, che è un volto assolutamente benaugurale e rasserenante. Notate anche in questo caso la presenza del granchio, che pare appunto riemergere dalle acque e rimanere perfettamente sulla superficie. In questa quindi visione frontale di questo arcano viene dunque sottolineata l'importanza del contatto diretto con il profondo, senza alcuna mediazione, l'importanza dell'aprirsi completamente alle rivelazioni dell'anima, a tutto ciò che appunto proviene direttamente dal nostro inconscio, dalla nostra ombra, che comunque è fondamentale per poter appunto vivere in maniera equilibrata e decisamente sana. Quindi questa è una posizione decisamente positiva della Luna, che rappresenta l'intuizione, la sensibilità, la sensitività, tutto ciò che mette in contatto l'individuo con se stesso e con l'ambiente circostante a sé. Questa invece è la rappresentazione sul retro dei viceversa Tarot per quanto riguarda appunto la Luna. E notate in effetti che l'aspetto della Luna in questo caso è decisamente molto più severo. Abbiamo una Luna coperta da un'eclissi, che quindi non illumina, non guida. Vengono persi i punti di riferimento che lei solitamente offre. Inoltre, se notate, le due torri sono diroccate, cosa che rappresenta sia il torbido che c'è dietro ad una bella facciata, ben nascosto, sia la non solidità, la precarietà di un'esistenza basata sulle menzogne e sui non detti. Di conseguenza, questa è una versione negativa di questa carta, dove traspare molta incertezza, la paura dell'oblio, la paura di una reale trasformazione, trasformazione che non è avvenuta sino ad ora. Quindi la resistenza al cambiamento interiore, l'incapacità di aprirsi alle rivelazioni della propria anima, confusione mentale e appunto mancanza di punti di riferimento. In questo caso il mondo interiore è predominato da insegnamenti materni che però non permettono all'individuo di evolvere in piena autonomia e concretezza. Questa invece è la rappresentazione del diciottesimo arcano della Luna nei Pagan Tarot. Come potete notare, questa giovane Wicca guarda alla Luna, ma è armata, ossia appunto ha in mano una piccola spada. In questo caso traspare sicuramente un clima decisamente molto meno benaurale rispetto comunque agli altri arcani dei mazzi precedentemente visti. Infatti, in questo caso emergono paure, motivo di angosce, di terrore, di ansie. Questa giovane appare spaventata da tutto ciò che evidentemente non conosce e che in teoria non dovrebbe avere potere su di lei. Appare spaventata proprio perché appare armata, pronta a fendere. Di conseguenza, in questa rappresentazione della Luna nei Pagan Tarot viene sottolineato appunto il concetto
di inconscio che può portare l'individuo a provare delle sensazioni di alienazione. Nel momento in cui l'individuo non conosce se stesso, l'individuo ha quasi paura di se stesso, ma ha anche paura di tutto ciò che lo circonda. Vede nemici ovunque, quindi anche una situazione di frustrazione e, se vogliamo, anche di paranoia, che può portare appunto a quelle forme di delirio e di follia di cui abbiamo parlato poco fa. L'unico modo dunque per poter vedere le cose così come stanno, per poter fare chiarezza dentro se stessi e quindi anche nella propria vita, nel proprio futuro, ma anche nel proprio presente, nel proprio passato, l'unico modo è proprio quello di riportare nella nostra vita quella forza, quell'energia che è stata quasi risucchiata da queste paure, da questi incubi, da queste angosce, grazie appunto a quel percorso introspettivo che ci permette di conoscere noi stessi e quindi di non avere più paura di ciò che di noi non conosciamo. Anche conoscendo così i nostri punti di forza, cosa che ci permette appunto di affrontare la nostra quotidianità con maggior serenità e tranquillità. E quindi qual è l'unico metodo per poter vivere questa situazione di equilibrio e di ritrovata energia vitale? Fare quel percorso che ci viene rappresentato anche in questo caso appunto da questo crostaceo in primo piano che è emerso dalle acque, proprio come uno sguardo attento e profondo può permettere all'individuo di riemergere dalle proprie paure. Questa invece è la rappresentazione della luna per quanto riguarda appunto i gay tarot. In questo caso notate che viene sottolineato maggiormente l'aspetto sessuale, l'aspetto carnale della luna, tutto ciò che rappresenta il materiale, tutto ciò che rappresenta l'aspetto più terreno dell'essere umano. Difatti abbiamo un'ambientazione ovviamente notturna e due amanti che appunto trascorrono la nottata assieme in un gesto assolutamente piacevole e benaugurale. Rappresenta dunque, abbiamo detto, la sessualità o il sesso. Rappresenta però anche una sessualità eventualmente vissuta anche di nascosto. La sessualità in questo caso vuole condurci in un mondo irrazionale, in tutto ciò che rappresenta i nostri impulsi, il nostro istinto, che a volte può fare paura, ma che è pur sempre parte della nostra interiorità ed anche della nostra creatività. Questa carta ci riporta ad un senso di mistero, di anima gemella, ma comunque fascinazione di tutto ciò che può rimanere appunto celato agli occhi dei più. Tutto ciò che prende vita nel nostro subconscio e che poi appunto trova una piena espressione nel rapporto e nell'incontro carnale tra due anime. Questa è la rappresentazione della luna nei Ramses Tarot. In questo caso trovate appunto Opet, che in realtà per gli antichi egizi era una delle festività più importanti, era una sorta di viaggio rituale che veniva appunto svolto come processione fluviale con queste imbarcazioni e serviva principalmente per ringraziare gli dei che erano stati accanto al popolo egiziano ed anche ovviamente per promuovere abbondanza nei raccolti e fertilità dei campi, rivolgendosi in particolare ovviamente al dio Amun. Questo viaggio rituale dunque ci riporta inevitabilmente al concetto di viaggio interiore che appunto l'individuo deve o dovrebbe svolgere per favorire una maggior conoscenza di sé e quindi allontanare angosce, allontanare paure, proprio per portare alla luce tutti quei non detti
peccati che appesantiscono l'anima di un individuo. Inoltre viene data comunque una rappresentazione, se non altro iconografica, piuttosto positiva, poiché appunto vediamo questa meravigliosa luna in un cielo e in una atmosfera direi piuttosto serena, rappresentando quindi i sogni, le visioni, le avventure, tutti quegli incontri anche segreti, fascinosi, quei viaggi nell'anima che comunque sono assolutamente ben augurali. Naturalmente però anche per quanto riguarda i Ramses Tarot la luna ha un risvolto fortemente negativo che può appunto rappresentare al contrario viaggi o spostamenti pericolosi, bugie, menzogne e malefici. Tutto ciò che dunque può mettere in pericolo l'individuo sia per quanto riguarda la sua stabilità mentale che anche per quanto riguarda la sua esistenza fattuale e concreta.